Vi siete mai chiesti quale sia la fontana più antica d'Italia? Beh, oggi mi trovo a Gallipoli e questa è la fontana più antica d'Italia, risalente al III secolo a.C. Molti però pensano che sia solo del 1400-1500 d.C. Ma ora è ufficialmente la fontana più antica d'Italia. In questa fontana sono rappresentate tre miti di donne che si trasformano attraverso la metamorfosi in fonti d'acqua. Sulla rivista Focus Junior Online ci sono vari articoli che raccontano i miti greci. Ma attenzione, Focusini, non ci sono anche i miti della fontana? Beh, allora scopriamoli insieme! Qui a destra è rappresentato il mito di Dirce, regina di Tebe. Tutti sappiamo che Zeus è il padre degli dei, ma sappiamo anche che a volte, ma non a volte spesso, anzi molto spesso, tradiva la moglie con delle donne umane. Tra queste donne c'è anche Antiope, che restò incinta di Zeus. Il padre la scacciò perché scoprì tutto. Allora si andò a rifugiare dallo zio Lico, re di Tebe. Inizialmente lo zio lo accolse nel migliore dei modi. E lei allora Antiope pensò: ah, finalmente un po' di pace. Però lo zio non sapeva ancora che lei era incinta. E poi c'era anche un altro problema. La moglie del re di Tebe era gelosissima della bellezza di Antiope. Dirce, la regina di Tebe, non la poteva proprio sopportare a questa Antiope. Quando nacquero i due gemelli, il re ordinò di portarli sul monte e dovevano essere mangiati dalle belve. Beh, Antiope venne trattata per anni come una schiava, venne umiliata, maltrattata, peggio di una serva. In più aveva sempre il rimpianto nel cuore della morte di suoi due gemelli. Un giorno finalmente Antiope scappò e si andò a rifugiare in una caverna in cui trovò due giovani. Antiope presto scoprì che i due giovani erano i suoi figli, che non erano morti, ma erano stati salvati e cresciuti da un pastore. Ma come si dice, tutto è bene quello che finisce bene. I due gemelli con la madre tornano a Tebe e uccidono il re Lico. I due gemelli si vendicano di come Dirce ha trattato la madre. E allora legano i suoi capelli alle corna di un toro, che strazia poi il suo corpo. Ma un attimo prima di morire, il dio Dionisio ebbe pietà e la trasformò in una fonte. Venite con me in un posto e vi farò vedere per bene il supplizio di Dirce. Ciao a tutti i focusini, ci troviamo nel Parco Archeologico Nazionale di Napoli e questa è una statua greca, la più grande di tutta l'antichità in un solo pezzo di marmo. È alta 4 metri e larga 3 metri per 3 metri. È stata costruita in un unico e gigantesco pezzo di marmo. Pesa 24 tonnellate, cioè 1000 volte il mio peso. Pensate un po', rappresenta proprio il mito di Dirce. Andiamo a vederla più da vicino.
Un gemello mantiene le corna del toro per tenerlo fermo. E l'altro invece tiene Dirce per i capelli e li lega al toro. Guardate Dirce com'è spaventata e terrorizzata all'idea di essere torturata dal toro. Dirce chiede pietà, ma l'avrà? Antiope guarda la scena con indifferenza, anzi con soddisfazione. Così vendetta è fatta. Dirce si trova proprio a fianco alla cesta in cui aveva messo i gemelli appena nati per farli uccidere in pasto ai lupi o ai cani. A fianco c'è il cane del pastore che li ha salvati, poi i gemelli diventano grandi e si vendicano. È proprio un cerchio del mito di Dirce. È strano che un mito così poco conosciuto sia rappresentato nella statua più grande dell'antichità e nella fontana più antica d'Italia. Si nota Dirce che atterra è colpita dai due tori, mentre in alto Dionisio la trasforma in una fontana di pietra. Al centro il mito di San Mace. Il secondo mito è riportato nel libro Le Metamorfosi di Ovidio. Ermafrodito era un fanciullo bellissimo, figlio di Mercurio e Venere. A 15 anni gli piaceva vagare per i boschi, trovare nuovi posti, fare avventure, insomma. E un giorno si ritrovò in un bosco in cui c'era una fonte bellissima con acqua cristallina. Intorno c'erano solo piante verdi e rigogliose. In quella fonte c'era una ninfa chiamata Salmace, che era bellissima, però era capricciosa e vanitosa. Quel tipo che dice: sono bella solo io, tutto quello che voglio lo devo avere, non mi puoi dire di no. E appena vide Ermafrodito, al primo sguardo si innamorò e disse: questo è mio! Salmace gli dichiarò subito il suo amore, sicura che lui dicesse sì. Ma Ermafrodito disse di no, perché lui non voleva un amore, ma voleva le avventure. E allora che fece Salmace? Ma si poteva mai dire di no a Salmace? No! E lei non si arrise e strinse fortissimo Ermafrodito, che più cercava di scappare e più lei lo spingeva, più cercava di scappare e più lei lo spingeva, più cercava di scappare e più lo spingeva. Fino a che chiese agli dei di diventare una cosa sola con Ermafrodito. Gli dei stranamente l'hanno accontentata. I due si fusero e Ermafrodito diventò contemporaneamente donna e uomo. Assolutamente no! Infatti chiese agli dei che tutti gli uomini o le donne che si immergessero in quella fonte avessero la stessa sorte. E così fu. Infatti tutti gli uomini e le donne che si immergevano in quella fonte diventavano metà uomo e metà donna. Da questo mito viene ispirato anche un anime giapponese che si chiama Ranma Mezzi. Il protagonista, un ragazzo, si bagna in una fonte maledetta in Cina. E da allora, quando si bagna con acqua fredda, è una donna. E quando si bagna con acqua calda, è un uomo. Qui i corpi sono rappresentati incatenati, mentre Venere e Cupido li trasformano in una fonte. Per finire, il mito di Bibite. Anche il terzo mito è riportato nel libro Le Metamorfosi di Ovidio. Bibite si innamorò. E voi mi dite, ma che c'è di male nell'innamorarsi? È una cosa bella. Sì, però non è che si innamorò di una persona qualunque, si innamorò di suo fratello. Per un po' di tempo tenne segreto il suo amore, ma un giorno non ce la fece più e raccontò tutto al fratello. E che successe?
Il fratello Cauno, inorridito, scappò. E secondo voi Bibilde si rassegnò? No, lui inseguì e lui si spostava e lei lo inseguiva, e lui si spostava e lei lo inseguiva, e lui si spostava e lei lo inseguiva. Fecero questo per anni, anni e anni. Andarono a visitare tutto il mondo conosciuto e lei per tutto il mondo conosciuto lo inseguì. Finché un giorno si incontrarono e lei dichiarò di nuovo il suo amore. E il fratello un'altra volta cercò di scappare, però lei strinse il mantello e lo strappò. Comunque scappò e lei rimase giù sul terreno a piangere, piangere, piangere e piangere e stava per morire dal dolore. Ma un attimo prima che morisse, gli dèi ebbero pietà di lei e la trasformarono in una fonte. La ninfa strinse il mantello del fratello. Spero che vi sia piaciuta questa curiosità. Un saluto, alla prossima da Micaela Curiosamente.